Ma io infatti nel libro mi rivolgo non tanto ai narcisisti, per carità, mi rivolgo alle persone, in questo caso a donne, però vale assolutamente in entrambi i generi, a chi si relaziona con i narcisisti, ovvero chi ha un tipo di modalità che è interessante per questo tipo di persone. Di solito si crea una dinamica abbastanza in pari, dove il narcisista ha un comportamento manipolatorio e sfruttatorio, e l'idea del libro è in qualche modo indirizzare verso altre possibilità di relazioni più sane, più equilibrate. E per fare questo, io nella prima parte del libro racconto un po' delle mie esperienze con i narcisi. Io sono coach delle relazioni, ho una formazione di questo tipo e naturalmente è un ruolo che mi sono scelta, che ha a che fare con la mia storia personale, giustamente, e quindi all'inizio faccio outing raccontando abbastanza liberamente delle mie esperienze, e poi nella seconda parte del libro parlo di non tanto di una ricetta, perché io trovo che le relazioni sono un'arte e non una scienza, è inutile dare direttive specifiche, ma racconto quelli che sono dei nuovi punti di vista che mi hanno supportato e sostenuto in un cambiamento radicale di stile di relazione. Sibilla, questa idea, soprattutto questa maturazione di questo libro, quanto tempo ti ci è voluto per metterlo in impostazione e poi per realizzarlo? Ah, il libro è venuto fuori tutto insieme nel corso a cavallo della quarantena. Ho cominciato poco prima, poi è cominciata la quarantena e quindi ha giocato bene, diciamo, e nel giro di un paio di mesi l'ho messo disponibile su Amazon. Senti, Sibilla, posso chiederti come hai trascorso questi mesi particolari? Ah, per me sono stati francamente piacevoli, perché corrispondevano ai mesi finali della mia gravidanza, e quindi è stata una gravidanza estremamente calma, dove mi sono stancata poco. Io poi ho la fortuna di abitare in campagna, e quindi non ho neanche avuto problemi rispetto a rimanere chiusa a casa, perché siamo provvisti di giardino e insomma campagna qua attorno. E quindi è stato, non ti dico piacevole, però devo dire che questi primi mesi che c'è la bambina sono un pochino più vincolanti di quello che è stata la quarantena per me. Rimpiango la quarantena da quel punto di vista. Ecco, tra l'altro lo abbiamo anche detto in apertura di questo spazio, tu sei diventata mamma da pochissimo, quindi ancora di più la gioia è sicuramente più bella, più emozionante. Come la stai vivendo? Ma molto bene, io ho un tipo di routine quotidiana e di stile lavorativo che mi permette di fare tutto. Io continuo a fare sessioni in videochiamata, chiaramente poche, cercando di non impegnare troppo della giornata, e per il resto faccio la mamma a tempo pieno, e questo, diciamo, è un tipo di stile di vita che permette un alto contatto con la bambina, che adesso è qua in fascia, sempre vicino, e così. E quindi molto bene anche in questo.